Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo tutorial. Questa volta prepareremo insieme un progetto adatto alla festa della mamma, ma che potete tranquillamente adattare ad ogni occasione. In pratica, quello che andremo a fare in questo video è la creazione di questa grafica. Adesso la faccio vedere, come vedete, più zoomata. Ci andiamo a ricreare questa scritta e andiamo a riprendere anche i fiorellini. Me la sposto di lato per poter lavorare sull'area di lavoro libera. Per prima cosa andiamo su Google, su internet, sul nostro motore di ricerca e cerchiamo fiori stilizzati in formato PNG. Avete ovviamente vasta scelta, potete scegliere l'immagine che più vi piace. Scegliete quella che volete, io ho preso una cosa simile. Una volta salvato sul desktop la vostra immagine, torniamo nell'area di lavoro e iniziamo la grafica. Con il comando testo qui di lato a sinistra ci andiamo a creare quattro caselle di testo, una con la scritta buona, una con la scritta festa in stampatello, un'altra con la scritta della in minuscolo e un'altra con la scritta mamma in stampatello. Ci andiamo a selezionare tutte le caselle di testo per poter poi cambiare il font. Qui sulla destra il font che io andrò ad utilizzare si chiama Artless. Se non ce l'avete potete scegliere tranquillamente il font che più vi piace. Dopo aver scelto il tipo di carattere, ce lo andiamo a colorare sia all'interno che all'esterno. Quindi tramite il comando tavolozza ci scegliamo il colore, io ho scelto il colore nero, poi tramite il comando stile linea mi vado a colorare anche la linea esterna che vedete rossa a schermo, ma in realtà adesso la facciamo diventare nera, basta semplicemente scegliere il colore. Ecco qua, come vedete ha cambiato colore. Ci posizioniamo adesso le varie caselle di testo in modo da raggrupparle, rimpicciolirle e creare la grafica che ci occorre. Questo effetto carino si crea mettendo le varie caselle di testo con formati diversi. Per questo io ho messo, per esempio, la parola festa e la parola mamma in stampatello, per dare un pochino di armonia al tutto. Adesso ci andiamo a prendere tramite il comando Unisci l'immagine che abbiamo scelto da internet. La mia è in formato PNG, ha uno sfondo trasparente, quindi non dovrò fare assolutamente nulla. L'unica cosa che vado a fare è tramite lo stile della linea andare a cambiare questa linea che voi vedete a schermo rossa. La metterò semplicemente grigio scura. Ci andiamo anche a rimpicciolire un po' l'immagine in modo da metterla bene all'interno della grafica. La andiamo a portare in secondo piano con il comando lì in alto. Ce la posizioniamo bene. Ci andiamo un po' anche a cambiare il posizionamento delle caselle di testo per fare in modo anche, insomma, che il disegno, che l'immagine si veda un pochino meglio. Quindi mi sposto le varie parole e me le posiziono bene per far vedere meglio l'immagine dei fiorellini, perché comunque altrimenti non avrebbe senso. Poi se li mettiamo troppo accavallati alla scritta, non si capisce molto, viene tutto un pochino troppo confusionario. Dovendo fare un adesivo rotondo da posizionare su uno specchietto fatto con il pettinino, mi vado a creare un cerchio. Il cerchio avrà una misura all'incirca di 48-50 mm. Quindi lì in alto mi vado a mettere le misure e do il comando invio. Ecco qui, 48 per 48 invio e mi esce fuori il cerchio. Dentro a questo cerchio io vado a posizionare la mia grafica appena creata, quindi raggruppo tutto e vado a rimpicciolire. Raggruppo tutto in modo da poter rimpicciolire tutto insieme.
Vado a rimpicciolire e a posizionare all'interno del mio cerchio la grafica appena creata. Me la sposto e continuo a rimpicciolire. Aspettate che adesso vi faccio un attimo lo zoom per farvi vedere bene. Ecco qua. Me lo posiziono e me lo allineo al centro, selezionando tutti e due con il comando centra. Eccolo lì in alto. Mi verrà centrato in automatico tutto quanto. Ok, a questo punto la grafica è pronta, me la vado a posizionare per poterla ritagliare con la tecnica del print and cut. Quindi a questo punto mi vado a mettere i crocini di registro dalle impostazioni della pagina e andrò sul comando invia per andare a selezionare che cosa va ritagliato e che cosa no. In questo caso, come vedete, è tutto evidenziato di rosso, ma io dovrò tagliare solo l'esterno, quindi cliccherò sulla parte interna e poi su non ritagliare. Sulla parte esterna, quindi sul cerchio, andrò invece a cliccare su taglia. Nel frattempo mi sono accesa il plotter da taglio, la Cameo, per poter caricare il tappetino e mandarlo in taglio. Aver fatto questa operazione, mando in stampa il mio disegno, la mia grafica. Controllo che ci siano i crocini di registro, clicco su stampa. La mia stampante, prendendo i fogli da dietro, il mio foglio adesivo l'ho messo con la parte lucida da stampare rivolto verso di me. Controllate voi sulla vostra stampante come posizionare il foglio. Una volta stampato il foglio, me lo posiziono bene bene sul tappetino, stando attenta ad eventuali bolle che si possono formare sotto al foglio. Lo schiaccio per bene. E poi lo carico nel macchinario. È arrivato il momento di andarci a scegliere il materiale da ritagliare. Quindi qui sui materiali mi vado a cercare foglio adesivo, se non sbaglio si chiama. Stava abbastanza in basso. Adesso vediamo un attimo. Allora, cerchiamo, cerchiamo, cerchiamo. No, quello non va bene. Foglio adesivo scratch off, no, perché è quello per il gratta e vinci. Eccolo. No, neanche quello. Carta adesiva bianca, no. Carta per vetrofanie, se non sbaglio si chiama. Eccola lì, vetrofania stampabile. Lama 2, aumento la forza perché la mia lama è un pochino vecchietta e l'aumento intorno ai 25-27 di forza, di pressione. La velocità posso lasciare tranquillamente 8 perché tanto è solamente un cerchio e mando in taglio cliccando su invia. Scusatemi, mi sono resa solo adesso conto che il tasto invia è coperto da questo riquadro nero. Lì sotto c'è il pulsante per mandare in taglio. Prima di scaricare il tappetino, mi controllo che il materiale sia stato tagliato bene e adesso scarico. Controllo
Come vedete, con lama 2 è venuto un taglio praticamente perfetto. Quello che faccio adesso è semplicemente andare a togliere questa mia scritta. Come vedete, questo si apre così. Ecco, cercate di centrare. Eccolo qua. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi ricordo che per rimanere aggiornati con tutti i miei video basta iscriversi al mio canale. Ho anche una pagina Facebook che si chiama Silhouette Mania. Vi mando un abbraccio, ciao!